Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Continuità, è questa la parola chiave in casa Castelfidardo dopo il prezioso successo di una settimana fa contro la Maceratese. Un successo che ha permesso ai biancoverdi di agganciare e mettersi alle spalle proprio la rata in questo che sarà un finale di campionato infuocato. I tre punti hanno interrotto un periodo di digiuno per i fidardensi che adesso non devono vanificare l'ultima vittoria, ma devono cercare di confermarsi in casa del sempre ostico Porto Sant'Elpidio. Un match con una valenza cruciale per gli uomini di mister Ottavio Palladini, visto che in caso di sconfitta vedrebbe ridursi al lumicino le chance di salvezza. Tuttavia i ragazzi di mister Marco Giulio Dori non possono più commettere passi falsi da qui fino alla fine se vogliono cogliere la salvezza diretta. Calcio d'inizio domenica 12 marzo alle ore 15 al Ferranti di Porto Sant'Elpidio. Dirige l'incontro il signor Alessandro Bini di Macerata. Eccoci con mister Marco Giulio Dori, siamo qua con lui per presentare la prossima partita del Castelfidardo. Allora Marco, sicuramente una parola chiave è continuità. Dopo aver vinto appunto contro la Maceratese, sarà importante dare continuità appunto dei risultati, soprattutto in questa fase finale del campionato, contro una squadra che, sì, è vero che è fanalino di coda, è una squadra che fino a questo momento ha sempre dato filo da torcere a tutti. Sì, ho già detto ai due colleghi che sarà secondo me una partita difficilissima, perché le ultime chance, possibilità di rimanere eventualmente agganciato al treno playout ce l'hanno praticamente domani contro di noi, perciò matematicamente nel caso in cui le cose dovessero andare come ci aspettiamo tutti quanti è così, insomma, dobbiamo fare una partita importante, sappiamo che sarà difficile, però ecco, faremo di tutto per portare a casa l'intera posta del palio. Ecco, come hai lavorato in settimana e come è arrivato anche psicologicamente a questo match? Sicuramente comunque con la vittoria della Maceratese che ha aiutato dopo il periodo un po' di stallo precedente al match contro la Rata. Sì, venivamo prima della Maceratese due sconfitte, ma come ho detto anche ai ragazzi avevamo fatto secondo me delle buone prestazioni. Sicuramente avevamo sbagliato su qualcosina, perché se in due partite raccogli zero punti qualcosa si è sbagliato, abbiamo cercato di lavorare su quegli errori. E dopo la vittoria di Macerata la settimana logicamente procede nel miglior modo possibile. È stata mia premura lavorare molto a livello mentale per non abbassare la guardia, per far stare i ragazzi, come si suol dire, sul pezzo, e perché per noi queste sei partite saranno sei finali. E soprattutto diciamo appunto che queste finali sarà importante, come hai detto tu, non fare passi falsi, perché ormai diciamo i punti valgono doppio, diciamo un po' sì, così. Sì, sì, pienamente d'accordo. In questo momento chi sbaglia meno porta a casa il risultato. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare o eventualmente quando si sbaglia a sopperire a quell'errore e di conseguenza quando sbagliano gli altri sfruttare al massimo quelle opportunità che ci capitano o eventualmente faremo di tutto per farli sbagliare, questo sicuramente, ripeto, però dobbiamo essere consapevoli che domani ci aspetta veramente una partita tosta. Perfetto, grazie mille Marco, buon lavoro, grazie. Grazie, grazie a voi. Eccoci con Marco Ristoschi, siamo qua con lui per fare una chiacchierata in casa Castelfidardo. Allora Marco, arriva un'altra partita importante per il Castelfidardo, trasferta sul campo del Porto Sant'Elpidio, che è una squadra fanalino di coda del campionato, ma che comunque finora ha sempre lottato in ogni partita. Che match ti aspetti domani? Sempre una squadra che non ha niente da perdere, sempre può essere pericolosa. E loro cercano la prima vittoria e fatti un buon risultato, due, tre buoni risultati contro Atletico Ascoli, Azzurra Coli. Noi sappiamo che come loro giocano, anche in andata non era una partita facile. E mi aspetto un forte Porto Sant'Elpidio, però ancora più forte Castelfidardo. Ecco, tra l'altro domenica scorsa avete ottenuto questa importante vittoria sulla Maceratese che vi ha permesso di interrompere quel periodo negativo che avete avuto, poi da adesso alla fine diciamo che vi aspettano comunque tutte finali.
Sì, tutte sono con finali perché abbiamo raggiungere un obiettivo e questo è salvezza. Fino alla fine c'è 4-5 squadre che si battono contro in mezzo con noi e mi aspetto domani facciamo una vittoria e questo sarà una vittoria importante per noi per andare con nostra strada e questa è salvezza. Ecco, tu era comunque la prima volta che facevi poi l'eccellenza marchigiana, diciamo. Che impressione hai comunque fino a questo momento su questo campionato? Campionato è molto livellato. Tutte squadre sono vicine in 10-15 punti tutte. Contro San Elpidio no, però non lo so, possiamo fare vittorie contro i primi possono fare una sconfitta contro più bassa squadra. È molto livellato. Perfetto, grazie mille Marco e buon lavoro, grazie. Grazie a te. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.